Buongiorno ragazzi, eccoci qua, nuovo episodio di Sekiro. Aiua! Continua ragazzi. Allora, è qualche giorno che non ci gioco, l'ho perso un po' di vista. Quindi ragazzi, prima di dirvi che cosa fare, che cosa faremo, controllo un attimo a che punto siamo rimasti perché non mi ricordo assolutamente nulla. Quindi ragazzi, dai, adesso vediamo. Dunque, allora, mi ricordo che ho ucciso Yuzuru Byakone, questo me lo ricordo, perché il titolo del mio episodio precedente era appunto che Yuzuru Byakone cadeva. Adesso vediamo un attimino, dunque, che punto siamo? Allora, oserei dire che potremmo puntare a farci il prossimo punto esperienza, che poi teniamo lì buono per conto suo. E dopo andiamo avanti con la trama principale, ok, raga? A camminare all'incontrario succede pure questo, eh. Ok, ottimo. Sì, vabbè. Tra l'altro sono mezzi nudi, mica mezzi nudi. Ma che gambe schifosissime che hanno, bleh. Tu, dai, su che tocca ancora a te, dai. Ok, compresse. Abbiamo ucciso tutti. C'è ancora qualcuno che rompe il cazzo? No, eh? Ottimo. Adesso andiamo di là. Quindi niente, avrete un attimino un momento un po' così pallosino per questa cosa qua, ma poi... Che cazzo ti urli? Ma vedi te... Affanculo. Ok. Dio, è caduto qualcosa di là.
Ottimo, tu che cazzo vuoi? Ancora lì sei? Orribile! Il Shinobir! Baba. Ascoltate, senza un seme della percezione ho cercato di proteggerla. La stirpe degli Irata finisce qui. Quanto manca ancora? Minchia, che palle, non finiscono più. Porca puttana, che palle, raga. E niente ragazzi, è pallosina sta storia, perché insomma dobbiamo ancora andare a fare altra cosa. Viaggiamo, a dove viaggiamo? Torniamo qua. Perché probabilmente qui mi danno più punti. Almeno penso, eh. Sì, arriviamo almeno ad avere, che dire, ad avere il punto, il secondo punto esperienza, così li teniamo lì. No, perché sennò è un peccato sprecarli, capito? Cioè, spreco tutti quei punti esperienza. Anche perché, come avete ben potuto vedere, non è proprio una cazzata farli sti punti esperienza, eh. Anche perché, come avete ben potuto notare, ragazzi, a parte che torno all'idolo perché sono mezzo morto e non c'ho voglia, ma dicevo, come potete ben notare, adesso per fare il primo punto esperienza ci vuole davvero tantissimo, ma proprio tanto, 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 tanto tempo, ragazzi. Cioè, vuole tantissimi punti esperienza. Quindi per forza di cose. Bisogna metterci il tempo che ci vuole. Ok, le compresse ci piacciono sempre. Beh, ottimo.
E rimani te. Vabbè, ma quello era inaspettato. Soldi, logicamente, perché come fa ad avere soldi? È nudo. Ottocentoquaranta vuol dire che ho fatto quasi 800 punti esperienza. Ottimo. Così va bene. Ogni tanto qualcuno si dimentica di essere morto. Lo dirò sempre, ma fa troppo ridere. Questo è l'Avok, ragazzi. È il motore grafico che fa questi effetti. In pratica il corpo, lo sprite del personaggio, riacquista importanza, quindi riacquista vitalità nella morte, nel momento in cui ci avviciniamo in un range d'azione, capito? E quindi i personaggi tendono a muoversi da morti semplicemente perché è come se cadessero, perché tornano in posizione, capito? Tutto lì. E questo, devo essere onesto, me l'ha insegnato il buon Sabaku in un episodio dei suoi. Sapete quei stupidissimi episodi dove lui non fa altro che parlare, poi non va avanti, si dimentica le cose. Anche perché fondamentalmente Sabaku non sa giocare, perché è molto confusionario, non si ricorda, non esplora bene. Parla troppo, perché parla troppo. Per carità, diverte, perché alla fine vederlo scippare mazzate è anche divertente, eh. Però ragazzi, è chiaro che non è un gran giocatore. Poi è riuscito nel tempo a intortare la gente con la storia della lore e tutte le cazzate, e allora adesso c'è gente che lo chiama maestro. Ma uno che non vede che c'è, cioè fa tutto il giro della stanza con la visuale, tranne nell'angolino, l'unico angolino dove c'è effettivamente una scaletta che porta un oggetto, o che addirittura fa lo spocchioso e non parla con Greyrat, perché dice: se non mi rivolge la parola perché non mi vuole parlare, io non gli parlo assieme. Ma che cazzo sei? Ma parla, ma fai qualcosa, minchia, non fare il coglione. E niente, ha fatto l'idiota e ha dimostrato onestamente di non essere un granché. Poi per carità, ormai si è fatto la nomea, ma da cosa ho capito è anche facile farsi la nomea su YouTube, eh. Quindi poi per carità, ognuno ha i suoi difetti, i suoi pregi. Io ad esempio lo seguo Sabaku, non è che non lo seguo, ma non lo venero assolutamente, anzi, molte volte lo seguo proprio per imparare a non fare come lui, detto onestamente. Quindi da un certo punto di vista, sì, è un maestro, ma è un maestro del non fare. Nel senso, guarda lui se non vuoi fare, per imparare a non fare il coglione come lui, tutto lì.
Oh, ogni tanto succede, ragazzi. E poi la cosa brutta è che sto tizio, no? Sto Michele. Porca puttana, scippa ammazzata in continuazione. Poi magari va bene uno scontro e comincia a fare lo spocchioso. Sì, vieni, affrontami. No, non si fa così. Ma vai a fanculo, va. Ma vai a fanculo. Così, è un coglione, è un coglione. C'è nulla da dire, cioè, è un coglione, punto e basta. Cioè, ma lo saprà anche lui. Infatti, deve baciare per terra. Deve ringraziare il cielo per essere arrivato dove è arrivato, perché non ha arte né parte. Non è un giornalista in quanto non ha passato l'esame, non ha fatto l'esame per diventare giornalista e quindi non lo è e si spaccia per giornalista. Boh. Oh, abbiamo fatto il secondo punto. Benissimo, ragazzi, abbiamo il secondo punto. Allora, adesso sapete cosa facciamo? Andiamo dal mercante e acquistiamo ancora roba perché abbiamo tutte queste monete. Vediamo se abbiamo ancora qualcosa da acquistare, eh. Allora, prima riposiamo e poi viaggiamo. Allora, il castello di Ascina, giusto? Ok. Anche perché abbiamo le chiavi della porta delle guardie, dove viene conservata la lancia di Oniwa Gyobu. Vorremmo vedere un attimino di trovarla, sta lancia di Oniwa Gyobu. Tutto lì, sì. Vediamo cosa riusciamo a combinare, ragazzi, vediamo. Allora, che cosa c'è qua? Buongiorno, Vuoi acquista. Oh, abbiamo un'altra goccia di sangue di drago, fico. E te, da dove sei arrivata? Ottimo. Grazie. Ci mancava questa. La maschera costa sempre tantissimo. E non abbiamo più un cazzo. Ma dai, e cosa me ne faccio di tutte queste monete adesso? Cioè, 2200 monete sono tante. Mi spiace perderle perché morirò come uno stronzo. Perché voi già sapete che morirò come uno stronzo. Chissà però se ho. Attenzione. Aspetta. Perché. Possono i defu. Sì, va bene. Se io. Se io avessi. Attenzione. Due, 3.000. Sì. No, sono 2.500. Quindi devo fare ancora 300 monete. Allora, ragazzi, cambio di programma. Si torna velocemente lì dove eravamo prima. Si farmano 300 monete. Poi torniamo da questo qui e ci compriamo il pezzo della maschera. E poi ragazzi ci salutiamo, ok ragazzi? Facciamo così. Dai. Ci sta. Così almeno non sprechiamo neanche le monete. Poi vabbè, qualcuno potrebbe dirmi, ma poi avrei dei punti esperienza, vuoi perdere qua? Sì, dei punti esperienza non me ne fregherà un cazzo. Tanto il secondo lo abbiamo già messo da parte, siamo già contenti così. Volendo potremmo anche vedere di acquistare un'altra abilità, ma vediamo perché adesso è arrivato il momento in cui dobbiamo gestircele, le abilità. Dobbiamo arrivare a 2005, ragazzi. Ah!
sti cani sono maledetti, eh. Porca puttana. Enchia, 2500 monete, eh. Beh, ci siamo quasi, me ne mancano 90. Ok, vediamo di farci ancora queste. Allora, tu non hai monete ad armi, quindi ti lascio addirittura in vita. Guarda come sono gentile. Ok, ancora un rapidissimo giretto solo per prendere le ultime monete. Ok. Che probabilmente sarà questo qui e i due ratti. Una volta sconfitti anche i due ratti, penso che dovremmo avere, che poi sono tre, ma beh, questo non lo cago nemmeno, dovremmo avere le 2500 monete. Sì, ce l'abbiamo, ragazzi, ok. A posto. Ok. Sì, non ci interessava farne di più perché poi mi rimangono lì. Dovete capire che a me spiace perderle, ok? Nei Souls tu vai, perdi le monete, perdi l'esperienza e la recuperi. Qui non recuperi un cazzo, quello che hai perso è perso. E perché? Chi me lo fa fare? Soprattutto visto che si tratta di farming assai stupido. Perché onestamente anche per voi deve essere noioso vedermi tutto un episodio a fare farming. Lo so benissimo. Quindi, allora, oggetti, borsello pesante, ne utilizziamo 4, ok, più oggetto, borsello leggero, ne utilizziamo 5, ok, e andiamo da Tizio, buongiorno. Vuoi acqui- sì, sì, acquisto, maschera di drago, ok. Possano i defunti riposare. Sì, certo, 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 certo. Ok, ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao.